Ragazzi, 45, iniziamo. Allora, riassunto, abbiamo finora, questa settimana abbiamo introdotto il concetto di derivata, limite della forma incrementale, e abbiamo costruito le derivate delle funzioni elementari e le regole di derivazione, quindi derivate di una somma, di una sommazione, tra funzioni, derivate di un prodotto del quoziente e di una composizione di funzioni. Quindi abbiamo in qualche modo completato la parte operativa sulle derivate. Oggi vi tocca un po' di teoria e, per l'esattezza, alcuni teoremi fondamentali sul calcolo differenziale, e vi introduco in qualche modo il teorema di Pitagora. Quindi vediamo come è possibile risolvere alcuni limiti, alcune forme determinate utilizzando le derivate. Ok, allora, la prima cosa che mi serve fare è cambiare leggermente la notazione rispetto a quello che abbiamo utilizzato fino adesso. Allora, fino adesso noi abbiamo detto che limite per h che tende a 0 di f di x con 0 più h meno f di x con 0 tutto fratto h, questo oggetto qui, abbiamo detto che quando questo limite esiste finito, quando il limite del rapporto incrementale esiste finito, allora questo limite lo chiamiamo derivata della funzione in quel punto e ci rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto x con 0 f di x con 0. Ok, ora voglio leggermente cambiare la notazione, quindi in qualche modo faccio un cambio di variabile sul limite. Non cambio nulla, non cambio il risultato del limite, ma esprimo questo rapporto incrementale in modo diverso, in modo più utile rispetto ai teoremi che ho intenzione di analizzare nella lezione. E quindi definisco x uguale a x con 0 più h. Vedete, definisco questo come x. Adesso, quando faccio il cambio di variabile del limite, devo cercare di capire dove va a finire questa nuova variabile quando h tende a 0. E quindi la x andrà dove? Beh, andrà nel limite per h che tende a 0 di x con 0 più h. Vedete, questo oggetto qui l'ho pescato qui, mentre x con 0 più h è sempre lo stesso ed è l'informazione che deve dirmi dove va a finire la variabile quando cambio il limite, dove va la variabile quando cambio il limite. Osservate, ragazzi, per h che tende a 0, x con 0 è una costante, h tende a 0, quindi questa somma tende a x con 0. Perfetto. Quindi, algebra dei limiti finiti. E questo mi permette di cambiare il limite precedente e trasformarlo nel seguente modo. Limite, questa volta per x che tende a x con 0, e questo x con 0 l'ho pescato esattamente qui, di che cosa? Di f di x meno f di x con 0 fratto, adesso qui avevo h però, e ho cambiato la variabile in questo modo. Quanto sarà adesso h? X meno x con 0, lo vedete, basta portare l'x con 0 dall'altra parte e cambiare il segno. Quindi mi trovo essenzialmente x meno x con 0, e questo è ancora uguale a f' di x con 0. Non abbiamo cambiato nulla, ma abbiamo scritto in modo diverso il rapporto incrementale. Questo è il secondo modo in cui posso scrivere il rapporto incrementale. Posso scriverlo in questo modo oppure in questo. È esattamente la stessa cosa. Infatti, non so se... Allora, io didatticamente preferisco presentare il rapporto incrementale in questo modo, con un h sotto, in maniera che si capisca qual è l'incremento, e poi successivamente durante le lezioni tradurre questa nuova notazione, che è sempre la stessa cosa. Sono abbastanza convinto che qualcuno di voi abbia visto il rapporto incrementale superiore direttamente così. C'è qualcuno che l'ha visto direttamente così?
Voi avete visto tutti come sopra? Tutti nella parte alta. Sotto? Non sotto? Immaginavo, qualcuno vede la propria incrementale anche, posso definirlo in modo equivalente, perché si tratta semplicemente di cambiare una variabile. A mio giudizio, didatticamente, la prima volta che uno lo vede è conveniente vederlo così, dalla mia esperienza didattica, ma poi è essenziale per gli orari che facciamo oggi esprimere il rapporto incrementale anche in questo modo. E vediamo subito perché è utile. È utile perché ci permette di dimostrare in maniera abbastanza facile un teorema molto importante. È un teorema che vi avevo già annunciato più o meno durante la prima settimana di lezione. Derivabilità implica continuità. Vediamo bene, e cioè data una funzione f, definite un intervallo AB a valori in R, se f è derivabile in x con 0, allora f è continua in x con 0. E cioè la derivabilità implica la continuità. Mi sono dimenticato x con 0 appartenente ad AB. Attenti, mi sono dimenticato x con 0 appartenente ad AB. E guardate ragazzi, cos'è che vi dice questa cosa qui? Vi dice che come abbiamo utilizzato il teorema della continuità? Se ci pensate, l'abbiamo utilizzato nel seguente modo. Abbiamo detto, cosa vuol dire che una funzione è continua in un punto? Beh, vuol dire che se io faccio il limite per x che tende a x con 0 di f di x, quello che mi esce è f di x con 0. Questo è quello che abbiamo detto per continuità. E cioè, quando un punto come x con 0 appartiene al dominio della funzione ed è un punto di accumulazione per il dominio della funzione, allora abbiamo due cose contemporanee in quel punto. Abbiamo il valore della funzione, perché x con 0 appartiene al dominio, e essendo x con 0 un punto di accumulazione, abbiamo anche il limite per x che tende a x con 0 della funzione. Ebbene, la continuità fa sì che questi due oggetti siano solo comuni l'uno con l'altro, e cioè il limite della funzione di un punto coincide con il valore che assume la funzione di quel punto. Ok? Questo è il concetto che abbiamo dato di continuità. Operativamente l'abbiamo utilizzato spesso perché abbiamo detto, quando vogliamo calcolare i limiti, se abbiamo il limite possiamo tranquillamente prendere il valore e metterlo dentro nella funzione, a patto le varie informazioni di essere sotto l'ipotesi che la funzione è continua in quel punto. Ci siete? Mi avete seguito? Ok, adesso vogliamo dire che se la funzione è derivabile, allora è continua. E cioè se il limite del rapporto incrementale esiste finito, allora questo oggetto qui, questo limite qui, deve proprio fare f di x con 0. E facciamo una dimostrazione un po' particolare, la faccio perché così vi rimane almeno la traccia di questa dimostrazione. Ed è una dimostrazione che facciamo per assurdo. E cioè, ipotizziamo che la tesi sia falsa e troviamo una contraddizione. A questo punto la tesi deve essere vera. Mi spiego nei dettagli. Allora, pensiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x sia diverso da f di x con 0. Ci siete ragazzi? Quindi sto dicendo che la funzione non è continua in x con 0. Ho detto la funzione non è continua in quel punto. Se riesco a trovare una contraddizione con le ipotesi del mio teorema, cioè il fatto che la funzione sia derivabile in quel punto, allora vuol dire che questa ipotesi che ho fatto non sta in piedi e quindi vuol dire che la funzione deve essere continua. Guardate, facciamo limite per x che tende a x con 0 e se queste cose qui sono diverse, io potrò fare una cosa di questo tipo, potrò scrivere f di x è uguale a f di x con 0 più L, dove L è sicuramente diverso da 0, L è un numero reale. Vedete, se sono diversi,
Se questi due numeri sono diversi, allora vuol dire che x con 0 sarà o più grande o più piccolo del valore che ottengo al limite. Seguito? Bene, ma allora a quel punto, se questo è più grande o più piccolo, prendo un L in maniera che diventino uguali, L però deve essere diverso da 0, quindi sarebbero uguali. Adesso lo scrivo così: limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 uguale ad L. Questo l'ho portato dentro dall'altra parte. Mi avete seguito? Ok, adesso qui vi assicuro abbiamo già una contraddizione. Infatti proviamo a scriverci il rapporto incrementale. Limite per x che tende a x con 0. Adesso lo scrivo nel modo nuovo, quello che abbiamo appena visto assieme, e cioè f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. E noi sappiamo che questa quantità deve essere la derivata prima della funzione, quindi deve essere esistere ed essere finito. Ma guardate un attimo, guardate il numeratore. Di quella frazione e guardate quello che abbiamo scritto sopra, sono uguali, giusto? Quindi quel limite lì farà L fratto, e sotto, se x tende a x con 0, dove tende x tende a x con 0? A 0, corretto? Ma piano, ma allora vuol dire che in questa ipotesi questo limite deve essere o meno o più infinito, a seconda di del segno dello 0, 0 più 0 meno, e a seconda di questo numero. Sicuramente è un numero diverso da 0, vedete? È un numero diverso da 0. Facciamo osservare che è un numero L diverso da 0, fratto 0. Quindi viene sparato algebra dei limiti infiniti o più infinito o meno infinito. Mi avete seguito? E questa è una contraddizione, perché abbiamo appena detto che il limite del rapporto incrementale deve esistere finito. Dov'è che è nata questa contraddizione? Saliamo, è nata esattamente qui, quando abbiamo ipotizzato che la funzione non sia continua di x con 0. L'unico modo per non ottenere questa contraddizione è quella di ipotizzare che la funzione sia continua, altrimenti lì quel limite, il limite del rapporto incrementale si trova. Questo è importante perché? Perché se vi ricordate, e adesso ritorno alla prima settimana di lezione, la prima settimana di lezione abbiamo visto le varie funzioni elementari. Abbiamo visto la radice quadrata, l'esponenziale, il logaritmo, le potenze e via così. E vi ho detto, ognuna di queste funzioni in realtà è una funzione continua. Però non vale la pena adesso, tre settimane fa, dimostrarlo, perché dovremmo lavorare con la definizione di funzione continua. Per ogni epsilon esiste un delta, tale che, come vi dicevo, dovremmo dimostrare questa cosa qui, che non è per niente facile, perché ha a che fare, vi ricordate, con i limiti, dove i limiti sono una cosa delicata. Adesso quella dimostrazione là, cioè la continuità di tutte le funzioni elementari, ce l'abbiamo gratuitamente. Perché? Perché abbiamo dimostrato che queste funzioni elementari sono derivabili e la derivabilità si porta con sé la continuità. Quindi, quello che vi avevo chiesto di fare come atto di fede, credere in quelle funzioni lì erano continue, adesso non è più un atto di fede, l'abbiamo dimostrato. L'abbiamo dimostrato senza far fatica, ma sfruttando in qualche modo la derivabilità delle funzioni stesse. Mi avete seguito? Attenti, la freccetta è importante, è proprio importante questa implicazione qui. Il contrario non è vero. E ci facciamo un controesempio. E cioè, continuità non implica derivabilità. Lo sapete? Certo che lo sapete. Qual è il controesempio? Lo sapete tutti? Dai, non ci credo. Qual è la funzione? L'abbiamo studiata alla vista anche noi. Qual è la funzione che è continua ma non è derivabile? Nessuno? Il valore assoluto, perfetto. Infatti, se la riscriviamo, x, y, valore assoluto di x, e questa funzione è una funzione continua,
La disegniamo senza staccare la penna dal foglio, ma diciamo è continua in 0, ma non è derivabile in 0. E il punto critico per questa funzione è questo qui, l'origine, dove la funzione è continua ma non è derivabile. Vediamo un attimo che è continua. Devo fare il limite per x che tende a 0 di valore assoluto di x, e questo devo dimostrare che fa valore assoluto di 0, e cioè 0. Ci siete? Guardate, invece di tendere a 0 in quel modo lì, tendiamo a 0 da destra e da sinistra. Limite per x che tende a 0 più e limite per x che tende a 0 meno del valore assoluto di x. Ma piano. A destra, e quindi in 0 più, posso togliere le sbarrette, perché il valore assoluto coincide con x. X meno x. Quindi qui sarebbe limite per x che tende a 0 più di x, e cioè 0. E dall'altra parte stesso giochetto, limite per x che tende a 0 meno, questa volta sarebbe meno x. Ma questo non ci crea nessun problema, perché nel momento in cui sostituiamo, ci viene di nuovo 0. Ma allora, da destra e da sinistra, arrivo fondamentalmente allo stesso punto, quindi ho una continuità in quel punto lì. Posso disegnare la mia funzione senza staccare la penna dal foglio. E quindi questo è 0. Proviamo a fare lo stesso identico ragionamento per il rapporto incrementale, perché dire che non è derivabile significa che il limite del rapporto incrementale o non esiste o è infinito. Limite per h che tende a 0, adesso me lo scrivo così, di, vi ricordo, f di x con 0 più h meno f di x con 0 fratto h. Adesso qui lo specifichiamo ricordandoci che stiamo lavorando con la funzione valore assoluto, e quindi scriviamo il limite per h che tende a 0 di valore assoluto di x con 0 più h meno valore assoluto di x con 0 tutto fratto h. E adesso qui ci ricordiamo che lo stiamo calcolando per x uguale a 0. Guardate, prima vi ho scritto il limite del rapporto incrementale, poi ho detto in realtà voglio il limite del rapporto incrementale per la funzione valore assoluto. E poi vi ho detto, attenti, in realtà lo voglio non in un punto qualsiasi, ma nello 0, è lì che è il punto critico. E quindi ottengo limite per h che tende a 0 di valore assoluto di h fratto h, perché il resto è 0. Di nuovo, proviamo a rompere il limite in due parti. Limite per h che tende a 0 più e limite per h che tende a 0 meno di valore assoluto di h fratto h. Ci accorgiamo subito che il primo limite, poiché tendo a 0 dalla parte positiva, da destra, il primo valore assoluto qui mi diventa, vedete, h è positivo, quindi questo è un h fratto h, e quindi 1. Quindi il primo limite è 1. E il secondo limite è meno h fratto h, e quindi questa volta meno 1. Purtroppo i due limiti non sono uguali, ok? Se vado da una parte o dall'altra non trovo lo stesso valore, quindi il limite originale non può esistere, perché assumerebbe due valori diversi nello stesso punto. Quindi questo limite non esiste, e abbiamo appena dimostrato che la funzione del valore assoluto è derivabile in tutti i punti del suo dominio tranne nel punto 0, x uguale a 0. E si vede, ragazzi, guardate, permettetemi, guardate, vedete che in realtà la funzione del valore assoluto, se voi guardate al di là dello 0, è una retta, ok? Una retta, la bisettrice primo terzo quadrante, quindi chi è la sua tangente?
è lei stessa. Quindi chi è il suo coefficiente angolare? 1, ok? È quella qua. Infatti l'abbiamo trovato. Dall'altra parte, chi è? Questa è una retta decrescente. Ok? Direttrice secondo quarto quadrante. Chi è la sua tangente? È lei stessa. Chi è il coefficiente angolare? Meno 1. Infatti abbiamo trovato meno 1 da una parte più 1 dall'altra. Che però non si incontrano in questo punto qui. Quindi qui ho continuità, ma non ho la derivabilità della funzione del punto. Ok? Quindi, come esempio che non si può tornare indietro, ci ricordiamo la funzione del valore assoluto. E attenti, anche se adesso ho enfatizzato bene questa cosa qui, sono sicuro che la settimana prossima qualcuno di voi mi dirà di fare la derivata della funzione del valore assoluto. Ricordatevelo, messaggio del futuro, sono sicuro che la settimana prossima, anche se ho detto questa cosa qui, qualcuno di voi vorrà fare la derivata della funzione del valore assoluto. Vedrete, se venite a lezione, vedrete che succede. Allora, bene, bene, e andiamo avanti. Adesso la nuova forma che abbiamo appena utilizzato per definire la derivabilità, per dimostrare che la derivabilità è tutta la continuità, mi permette di introdurvi due teoremi importanti, e cioè il teorema di Lagrange e il teorema di Rolle. Occhio, li metto tutti e due con un asterisco, perché questi teoremi qui, ci sono alcuni teoremi che vi chiedo nella seconda domanda di teoria. Questi due li chiedo, ok? E com'è che me li chiedo? Attenti, vi dico, trovare quali per le seguenti funzioni, sono 5 funzioni, a quali delle seguenti funzioni posso applicare il teorema di Lagrange, il teorema di Rolle, ok? Quindi, naturalmente, dobbiamo poi finire la parte di calcolo differenziale, quindi gli integrali, ci saranno degli altri teoremi che vi posso chiedere, ma l'idea sarà sempre la stessa, vi dico. Controlla quali delle seguenti funzioni soddisfano l'ipotesi del teorema. Quello che mi interessa non è tanto che sappiate la dimostrazione, che io cercherò di abbozzarvi, più che altro perché vi ricordiate le ipotesi. Ma, cosa più importante, quello che mi interessa è che vi portiate dentro l'idea che prima di applicare un teorema devo controllare l'ipotesi, devo ricordare che minimo l'ipotesi, almeno in, io penso che verranno 5-6 teoremi, non di più. Però per quelli ve ne chiedo. Vi metto l'asterisco, ok? Quindi questi è una delle cose che vi chiedo. E ci mettiamo l'asterisco rosso per ricordarci, questo è un teorema buono. Data la funzione f definita in AB a valori in R, ipotesi, prima ipotesi, f è continua in AB, 2, f è derivabile in AB, questo mi implica che f di b meno f di a fratto b meno a è uguale f primo di c, e mettiamo esiste c appartenente ad a b tale che, vale questa. Guardate, mi sono lasciato un po' di spazio sotto per ricordarvi la nuova forma che abbiamo utilizzato per il rapporto incrementale. Ok, abbiamo detto che questo oggetto qui è f' di x con 0. Non c'entra quella parte con il teorema sopra, ma adesso mi permette di fare un po' di discussione su questa. Allora, la funzione deve essere continua in tutto l'intervallo e deve essere derivabile
in tutti i punti interni all'intervallo, quindi può essere non derivabile agli esterni. Allora esiste un C, vedete, non esiste un unico C, esiste un C, almeno un C, che appartiene ad AB, quindi che appartiene all'intervallo aperto, tale che vale questa equazione. Adesso, prima di andare avanti, cioè cercare di dimostrare questo teorema qui, diciamo solo una dimostrazione grafica, voglio che cerchiamo di capire che cosa sono quei due oggetti lì. Perché secondo me, se voi capite cosa sono quei due oggetti lì, il teorema vi rimane impresso, non ve lo dimenticate più. Guardate, cos'è questo? Vedete che ci assomiglia tanto a questa cosa qua? Sì, è proprio uguale, vedete? Questo è tra A, F di A, B, F di B, questo tra X, F di X con 0, X con 0, F di X con 0, X, F di X. Ma questo qui sotto, cos'è che era? È un modo diverso per scrivere il rapporto incrementale. Cos'era il rapporto incrementale? Vi ricordate? Era il coefficiente angolare di una retta, per esattezza. Il coefficiente angolare della retta che passa per il punto x con 0, f di x con 0, x, f di x. Ok? Poi quando ci facciamo il limite troviamo la derivata, ma in realtà senza il limite questo, se vi ricordate la lezione della settimana scorsa, mi sembra, quello lì è proprio il coefficiente angolare della retta, l'abbiamo calcolata quella retta lì. Ma allora cos'è che ci sta dicendo questo teorema? Ci dice se tu prendi una funzione continua f di a, f di b, x, y. Tu prendi una funzione continua, puoi calcolarti questo oggetto qui, f di b meno f di a fratto b meno a. Cos'è che sarebbe quella cosa? Abbiamo detto che è il coefficiente angolare. Ed è, se ci pensate, il coefficiente angolare della retta che passa per a f di a, b f di b. Questa retta adesso me la disegno immediatamente. È questa. Ecco la foto che passa per l'origine, non mi piace. Abbi pazienza. Altrimenti sembra che siano tutte che passano per l'origine. Quello lì è M. Ok, quello lì è. Questo oggetto qui è F di B meno F di A fratto B meno A. Abbiamo detto è il coefficiente angolare della retta che passa per i due punti. E questo coefficiente angolare deve essere uguale, ci chiede il teorema, alla derivata prima. Ma piano, cos'è la derivata prima di una funzione? Cos'è geometricamente? Cos'è? Bravissimo, il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione di due punti. Questo teorema ci sta dicendo cosa? Ci sta dicendo, guarda, che da qualche parte C la retta tangente sarà parallela a quella retta che hai appena disegnato, perché i coefficienti angolari sono uguali. E cioè, da qualche parte la retta tangente al grafico della funzione ha lo stesso coefficiente angolare della retta che passa per A, F di A, B, F di B. Guardate, nel nostro caso l'abbiamo trovata addirittura due volte, C1 e C2. E non possiamo fare altrimenti, se noi dobbiamo andare da qui a qui, in modo continuo, e creando una funzione che sia sufficientemente regolare da essere derivabile, beh, da qualche parte dovremmo ritrovarci esattamente il coefficiente angolare della retta che ho disegnato qui in rosso. Mi avete seguito, ragazzi? Quindi,
Quello che ci dice il teorema è che coefficiente angolare della retta che passa per i punti A, F di A, B, F di B è uguale al coefficiente angolare della retta tangente da qualche parte. Esiste un C per cui questa vale come uguaglianza. Chiaro per tutti? Ci siamo? Ok. Chiara le ipotesi del teorema? Questo ve lo posso chiedere. Ok, quindi questo vi chiedo quali tra le seguenti funzioni soddisfa il teorema di Lagrange. Il fratello di questo si chiama teorema di Rolle. Ed è il seguente. Sì? Per da nessuna parte. È il coefficiente, vedi? Abbiamo detto, no? È il coefficiente angolare, questa f di b meno f di a fatto b meno a è il coefficiente angolare della retta che passa per i punti a, f di a, b e f di b. Invece f' di c è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione in qualche punto, ok? Quindi che abbiamo scritto esiste c per cui da qualche parte, ci dice da qualche parte la retta tangente avrà come coefficiente angolare esattamente questo. È solo detto bene. Chiaro? Allora, un attimo e poi vediamo, ok? Ti prometto che questo qui ci arriviamo di nuovo domani. Ok? Quindi per adesso vi serve, perché se non mi sapete le ipotesi non fate la domanda a due. Molto pragmatico. Teorema. Di Rolle. Allora. Data F definita in AB a valori in R. Ipotizziamo che F è continua in AB. 2. F è derivabile in AB. 3. F di A uguale ad F di B. Allora, attenti ragazzi, a questo punto sapete voi dirmi la fine. Perché? Perché se valgono l'ipotesi 1 e vale l'ipotesi 2, vuol dire che vale il teorema di Lagrange. Tutti d'accordo? Sono uguali. Quindi F di B meno F di A fratto B meno A, quindi esiste C appartenente ad AB, tale che f' di c sia uguale a questo. Ma adesso abbiamo utilizzato solo l'ipotesi 1 e l'ipotesi 2. Cos'è che ci dice l'ipotesi 3? Che f di a uguale a f di b. Ma allora vuol dire che questo numeratore è? Quant'è? 0. E quindi vuol dire che f' di c è uguale a 0. Possiamo dimenticarci questo pezzo qui, che non ce ne può fregare di meno, e ci dice da qualche parte la derivata della funzione è uguale a 0. E se ci pensate, non fa una piega. Perché? Perché se f di a e f di b sono uguali, vuol dire che sono alla stessa altezza. Ma allora vuol dire che quella retta lì è una retta orizzontale parallela all'asse di x. Ma allora vuol dire che poi la derivata prima dovrà essere uguale a 0 da qualche parte. Ritorna? E anche questo teorema lo indichiamo con un asterisco. Ok, mi raccomando, questi due mi interessano.
Ok, adesso facciamo un attimo di pausa e ci facciamo un esercizio, che così tagliamo un po' l'aria. Ah, pensavate una pausa vera? No, il mondo è triste, dovete ricordarvelo ogni tanto, quindi se non me lo ricordo io, poi voi vivete nell'ozio. F di X è uguale E alla 3X più 2 fratto 3X più 1. Allora, questo è un esercizio che mi permette di, all'interno dello svolgimento, di farvi una parentesi importante sul calcolo dei limiti, ok? E per fare questo esercizio, allora, nell'esercizio 2 del compito chiediamo il dominio di F e quindi ci facciamo il dominio. Nell'esercizio 3 chiediamo il segno della funzione. Nell'esercizio 4 chiediamo i limiti e nell'esercizio 5 chiediamo gli intervalli in cui la funzione è positiva, giusto? Quindi qui adesso ci ripassiamo esercizio 2, esercizio 3, esercizio 4, esercizio 5 a partire da un'unica funzione. Andiamo, quindi 2, esercizio 2, ok? Calcolare il dominio di questa funzione, facile. Cosa devo imporre? Che il denominatore sia diverso da 0, ok? Vedete che non ho nessun'altra imposizione da fare, perché? Perché la funzione esponenziale, non ho niente sulla funzione esponenziale, non devo imporre l'argomento maggiore di 0, ma l'argomento non devo imporlo maggiore della funzione esponenziale. Sì o no? No. Qual è la funzione invece che mi richiede parente della funzione esponenziale, che mi richiede l'argomento positivo? Logaritmo, ok, mi raccomando, non fare confusione. È un'esponenziale sempre definita in tutto R ai valori positivi. Quindi qui abbiamo semplicemente 3x più 1 diverso da 0, e cioè 3x diverso da meno 1, e cioè x diverso da meno un terzo, che su Moodle scriviamo meno inf virgola meno un terzo unito meno un terzo virgola più inf senza spazi e con le virgole in mezzo. E 3. Facile, sì, no? Ci siete tutti? Adesso, positività. Devo studiare una funzione fratta. Tuttavia, e quindi devo studiare questa disequazione. Tuttavia, qualcuno di voi prima mi aveva già detto, la funzione esponenziale è sempre positiva. Quindi non faccio numeratore e denominatore a studio di segni, ma questa è positiva se e solo se 3x più 1, attenti, è strettamente positivo, perché mi sono già limitato al fatto che il denominatore non possa essere uguale a 0. Ho già escluso il punto che mi crea problemi nel dominio. E quindi x maggiore o uguale a meno un terzo, che su Moodle scriverei come meno inf virgola meno un terzo. L'esatto contrario, giusto? Devo vedere. Ho visto qualche faccia che mi sta seguendo. Allora, meno un terzo, virgola, più inf, che è naturalmente un sottoinsieme. Ragazzi, ci siete? Perché ho sbagliato. Lì ho proprio sbagliato io, sai. Guarda. Prima, l'altro, questo è proprio fatto una cazzata io. E l'ho scritto sotto anche. Ecco, l'avevo tolto però lì mi era sfuggito l'uguale. Vi chiedo scusa. Vi torna, ragazzi? Bene, adesso andiamo a svolgere i limiti. E vi annuncio già che all'interno dei limiti ci sarà un momento di tristezza. Più triste rispetto al solito, ok? Vedrete che all'interno dei limiti arriverà un momento di tristezza. Attenti, quanti limiti? Guardo il dominio,
punti di accumulazione del dominio che non appartengono al dominio, quindi 4. Tutte le parentesi rotonde. Ok. Meno infinito, meno un terzo, più, meno un terzo, più infinito. Ecco perché è importante questa notazione, perché rigarantisce automaticamente il calcolo dei limiti. Limite per x che tende a meno infinito di e alla 3x più 2 fratto 3x più 1. Limite per x che tende a meno un terzo meno e alla 3x più 2 fratto 3x più 1. Limite per x che tende a meno un terzo più e alla 3x più 2 fratto 3x più 1 e limite per x che tende a più infinito di e alla 3x più 2 fratto 3x più 1. Andiamo, e adesso mi aiutate voi. Luca, c'è Luca? Luca? Dov'è Luca? Luca? Non c'è. Eccolo là, Luca, benvenuto tra noi. Dai, il primo, Luca. Prendiamo meno infinito e mettiamo la funzione esponenziale. 3 per meno infinito. Meno infinito più 2. Meno infinito. E la meno infinito, ricordati il grafico, cos'è che fa le funzioni esponenziali? Meno infinito? 0. Perfetto. Ottimo. Denominatore, Luca. 3 per meno infinito più 1, meno infinito. Adesso uno 0 fratto un meno infinito. È una formula terminata? No, cosa fa? 0. Perfetto. Esercizio nel compito che ha a che fare con l'algebra dei limiti finiti, ok? O la sua estensione all'algebra dei limiti finiti. Perché chiamiamo limiti elementari. Ci siete? Andiamo nell'altro. Nell'altro abbiamo, la funzione è continua, vedete? La funzione è continua, sia il numeratore che il denominatore di questa funzione sono continue. La funzione esponenziale è un polinomio. Quindi posso sostituire e vediamo cosa succede. Qui ottengo e alla, allora, 3 per meno un terzo fa meno 1, più 1, quindi è fratto, e qui abbiamo 0. Vediamo un attimo. Un numero fratto 0. Sarebbe bene capire se è uno 0 meno o 0 più. Però è un po' difficile, vedete, mettere dentro il meno un terzo qui. Insegna un gruppo. Invece di andare a capire lì da lì, tornate indietro e guardate qui. Vedete, quando il denominatore è positivo, tra meno un terzo e più infinito, allora vuol dire che dall'altra parte è negativo. E noi siamo proprio per x che tende a meno un terzo meno nell'altro intervallo. Mi avete seguito? Quindi vuol dire che questo è uno 0, 0, meno, e quindi vuol dire che quel limite lì è un numero positivo fratto 0 meno, meno infinito. Fratello gemello è fratto 0 più infinito. Ok? Sempre guardando il segno. Qui adesso, Anna, dov'è Anna? Anna, dov'è? Bravissima Anna! Perfetto! Guarda, che è quello che c'è stato. Vai Anna! Allora, più infinito. 3 per più infinito. Più infinito più 2. E più infinito, funzione esponenziale, per e che va più infinito, quanto fa? Più infinito. Ottimo. Fratto, sotto. 3 per più infinito. Più infinito più 1. Più infinito. E qui scatta il momento di tristezza. Perché scatta il momento di tristezza? È una forma determinata, ok? E quindi a priori
Quindi siamo bloccati. Non è nessuna delle due forme determinate che... Non è un polinomio fatto un polinomio. Quindi sapevamo fare, ricordate, le forme determinate infinite su infinite, qui avevamo un polinomio fatto un altro polinomio, l'avevamo imparato per fare la sola valore gradi. Ok? Ma qui abbiamo un'esponenziale, abbiamo delle funzioni diverse. Ok? E quindi ci serve adesso uno strumento che ci permetta di andare a rendere un po' più gioioso nel momento di questo. Questo strumento si chiama... Non la grande, ma teorema di Pitagora. E quindi, parentesi, all'interno dell'esercizio, e andiamo a ricordare, enunciare il teorema di Hôpital. Piccolo cenno storico, questo qua si chiama Marchese di Hôpital, ha avuto i soldi, francese, e ha pagato, mi sembra, Bernoulli per fare questo teorema qui e per metterci il suo nome. Inviato, maledetto. Allora, osservate, non c'è asterisco. Ok, quindi questo non ve lo chiedo per l'esattezza, non ve lo enuncio neanche in modo corretto, perché le ipotesi di teorema di Hôpital sono abbastanza incasinate. Ok, non voglio, come al solito, non siamo quattro fregati, non siamo quattro per una mano. Quindi, questo non ve lo chiediamo. Mi interessa però che lo sappiate utilizzare, cioè, non è che non ve lo chiedo. Dovete saperlo utilizzare, ma non è nella parte di teoria. E infatti ve lo enuncio in modo poco dettagliato, molto operativo. Se volete l'enunciato corretto, andate a vedere sul libro che è bello, preciso e puntiglioso. A me qua non interessa, ma interessa l'operatività, e cioè quello per quale motivo lo utilizziamo. Allora, lo utilizziamo quando abbiamo un limite per x che tende a x con 0, di f di x fratto g di x, attenzione, x con 0 è un numero reale, oppure il simbolo più infinito, oppure il simbolo meno infinito, quindi x con 0 è una qualsiasi cosa. E questo qui mi dà come risultato più infinito fratto più o meno infinito, oppure 0 fratto 0, anche qua qualsiasi cosa, 0 più 0 meno, 0 più 0 meno, 0, qualsiasi 0, ok? Quindi infinito su infinito, 0 su 0. Se abbiamo una forma di questo tipo, allora proviamo a fare la seguente operazione. Facciamo il limite per x che tende a x con 0 di f' di x fratto g' di x. Se questo limite è uguale ad L, quindi se questo limite esiste ed è un numero reale, oppure il simbolo più infinito, oppure il simbolo meno infinito, questa sarebbe l'ipotesi, lasciamo stare, allora, non vi scrivo ipotesi, vi faccio solo casino, allora il limite originale, la forma indeterminata che stavamo calcolando inizialmente, ha esattamente lo stesso valore. Ripeto, partiamo da un limite, calcoliamo il limite su una forma di tipo infinito su infinito, 0 su 0. Allora, confrontiamo tra loro la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore per lo stesso limite. Se questo limite secondo che abbiamo trovato ci dà L, allora vuol dire che anche il limite originale ci dava L. E abbiamo risolto. Mi avete seguito? Adesso, solo un cenno di una pseudo dimostrazione. Perché vi faccio questa pseudo dimostrazione? Vi faccio questa pseudo dimostrazione perché ci sono due errori fondamentali che gli studenti commettono con il teorema di Hôpital. Per esperienza personale sono due errori che, per la legge di Murphy, fate generalmente quando all'esame. Ok? Allora, il primo errore è il motivo per cui vi faccio la seconda dimostrazione. Attenti che non è la derivata della frazione, ma è la derivata separata del numeratore fratto il denominatore. Ok? Se voi fate la derivata della frazione, vi incasinate da morire e non fate niente. Perché il teorema di Hôpital chiede di
separare il numeratore e il denominatore e fare la derivata del numeratore e del denominatore separatamente. Mi avete seguito? Il secondo errore fondamentale che commettono gli studenti di solito è quello di, col dubbio che mi viene, è quello di applicare il teorema di Hopital sempre e non solo quando ci sono forme 0 su 0 e infinito su infinito. In quel caso si prendono delle cantonate pazzesche, perché viene presentato che è sbagliato. E potete applicarlo solo quando il rapporto mi dà 0 su 0 e infinito su infinito. Ok? Facciamo una pseudo quasi dimostrazione. Allora, la faccio, metto le virgolette perché non è una dimostrazione, ma è per enfatizzare, per farvi ricordare, se spero, che fate la derivata separata di numeratore e denominatore. Facciamo solo il caso 0 su 0 e facciamo il caso facilissimo nel quale fate il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x e ottenete 0 su 0. Allora, quello che succede è che il limite per x che tende a x con 0 di f di x fa f di x con 0, e cioè 0. Ok? Se il rapporto deve fare 0, vuol dire che questa deve fare 0 e questa deve fare 0. Calcolate per x uguale a x con 0. E quindi contemporaneamente il limite per x che tende a x con 0 di g di x farà g di x con 0, e cioè 0. Utilizzato la continuità. Vi ripeto, è una pseudo dimostrazione. Guardate un attimo. Limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x. Questo sappiamo che se andiamo avanti qui non andiamo da nessuna parte, ok? Perché è il limite che prima ci dava 0 su 0. Tuttavia, io adesso scrivo questa cosa qui. Limite per x che tende a x con 0 di f di x meno 0 fratto g di x meno 0. E voi dite, grazie, cambiato niente, è tolto 0 sia sopra che sotto, 0 è l'elemento neutro dell'addizione, cambia niente. Però adesso scrivo quello 0 lì in modo un po' più astuto. F di x meno f di x con 0, tanto è 0. Fratto g di x meno g di x con 0, tanto anche questo è 0. Abbiamo visto qui. Ma adesso questo lo posso scrivere come limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0, tutto fratto g di x meno g di x con 0 fratto x meno x con 0. Un attimo che ve lo ingrandisco, così lo vedete. Vedete? Guardate cosa ho fatto. Ho diviso per x, moltiplicato, diviso per x meno x con 0. Se io adesso prendo questa linea di equazione qui lunga e scrivo questo all'opposto, ok? I due x meno x con 0 si semplificano e viene quello di prima. Però adesso si vede benissimo che qui sopra cosa che c'è? Il rapporto incrementale, e quindi quell'oggetto lì è esattamente f' di x con 0 fratto g' di x con 0. E pensando che le funzioni siano continue, posso scrivere limite per x che tende a x con 0 di f' di x fratto g' di x, che è esattamente, guardate, l'uguaglianza che abbiamo all'inizio e alla fine. Vedete? Adesso, questa non ha nessuna volontà di essere una dimostrazione, ok? Ho messo dentro varie ipotesi, ho fatto varie uguaglianze, ma quello che mi interessa in questa cosa qui è questo passaggio. Guardate come sono la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. Non c'è la derivata della frazione, ok? Quindi mi raccomando, non fatemi la derivata della frazione, perché il teorema non vale e oltretutto, derivando la frazione, spesso vi incasinate da morire, oltre a farla in modo del tutto inutile.
Seguito? Facciamoci un esempio. Veloce, veloce. Limite per x che tende a 0 di x fratto x meno 1 uguale. Allora, applico Hôpital. Limite per x che tende a 0 di 1 fratto 1, e cioè 1. Ok? Vedete? Applicando Hôpital trovo il limite. Posso farlo, ma oltre, guardate, attenti, attenti, cosa fa quel limite lì? Fa 0 fratto meno 1, e cioè 0. Cioè non è che la roba brutta del teorema di Hôpital è che se io la applico non guardando le ipotesi, mi viene un risultato che è diverso. Cioè non è che va bene, va bene lo stesso, no, è qualcosa sbagliato. Quindi mi raccomando, adesso vado a posto, naturalmente, ho fregato. Perché sono andato veloce appositamente per creare questo errore. Quindi l'ho fatto io l'errore, che ho voluto io creare l'errore. Ma anche qui spero che questo errore qui vi ricordi la seconda cosa che dicevo prima: attenti, applicarlo solo nel caso in cui sia forma 0 su 0 infinito su infinito, perché altrimenti è quello là quello che succede. Il risultato 0 e trovate lì. Ok? Ma adesso con questo potente strumento possiamo calcolarci il limite per x che tende a più infinito della nostra funzione, che era e alla 3x più 2 fratto 3x più 1. E questo sì, come ci aveva detto prima Anna, fa infinito su infinito. Ed era stato prima un momento di tristezza, ma adesso ci scriviamo sopra l'Hôpital e scriviamo limite per x che tende a più infinito di Anna. Finiamo questo limite. A questo punto devo fare separatamente la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. Derivata del numeratore mi dà? Allora, tutta la funzione esponenziale, giusto Anna? Per cosa? Per la derivata dell'argomento. Bravissima. Ok, la derivata della funzione esponenziale è lei per la derivata dell'argomento. E invece la derivata del denominatore che fa? 3. I 3 si semplificano e questo mi fa più infinito. Ma allora vuol dire che anche l'altro faceva più infinito. Perfetto, questa era quella che mi aspettavo come domanda, ok? E la domanda che stavo dicendo prima, ma mi hai anticipato, avrei detto, a questo punto di solito tutti quanti mi chiedono se invece di calcolare un tale posso utilizzare l'ordine con cui le funzioni vanno all'infinito? La risposta è ovviamente, l'esame è fatto apposta in maniera che fate quello che vi serve di più e chi se ne frega, ok? Quindi adesso però ampliamo questa informazione a tutti. Cosa vuol dire sta roba qua? Vuol dire che utilizzando il teorema di Hôpital io posso fare un podio. È il podio per x che va a più infinito. Chi è che è la tartaruga? Il logaritmo. Il logaritmo di x è la tartaruga. Chi è che è? Seconda posizione, qualsiasi polinomio, x alla n. X alla n con n maggiore o uguale di 1. Chi è il vincitore? È la x. Ok? Ecco, con una certa attenzione. E adesso vado con una certa attenzione.
Adesso intanto vi dimostro questo e poi vi dico con una, cosa vuol dire con una certa attenzione. Allora intanto aspettate ragazzi, questo per chi non l'ha mai viste significa che l'esponenziale va a infinito più rapidamente di qualsiasi polinomio e un polinomio va a più infinito più velocemente rispetto a al logaritmo. Guardate perché se io faccio il limite per x che tende a più infinito di L a x fratto, adesso mettiamo x alla quarta, ok? X alla quinta, va bene? Questo mi fa più infinito fratto più infinito. Allora applico Pital e ottengo il limite per x che tende a più infinito di E alla x fratto 5x alla quarta, che ancora fa più infinito su più infinito. Riapplico di nuovo Pital. Allora adesso mi permettete di riassumere, se no qua sprechiamo risorse naturali e Greta piange. E alla x fratto, allora lì viene fuori, devo derivare 5x alla quarta, fa 20x alla terza, ok? E quindi poi fa 60x alla seconda e 120, ne paro, a spanne. Ci altro 20, 20, 40, 60, 60, c'è sì, 120, ok? Ho derivato 5 volte, ho applicato Pital 5 volte, non ti torna. Guarda, deriviamo ancora questo, e la x rimane la x, e sotto che ci vuole 4, 20, x alla terza. Adesso derivo di nuovo, e la x, 20, 20, e qua x alla terza per 3 adesso, ma. Quindi 60 x alla seconda, 120x, ti arrivo ancora a 120. Ma quindi questo mi fa più infinito. Ok, quindi l'esponenziale, vedete, ho due funzioni che vanno tutte e due più infinito, un polinomio sotto l'esponenziale, e verrà sempre più infinito. Basta applicare tante volte quanto è il grado del polinomio, tutto è l'evoluzione finale. Capito? L'altro che dovevo dirvi è, se io invece faccio il limite, questa volta prendiamo il polinomio più sfortunato, x, fratto il logaritmo di x, questi ancora fanno più infinito, tuttavia applicando Pital ottengo limite per x che tende a più infinito di 1 fratto 1 su x, e cioè limite per x che tende a più infinito di x uguale più infinito. Ci siamo ragazzi? Quindi guardate, l'esponenziale vince rispetto a qualsiasi polinomio, perché se faccio esponenziale fratto polinomio in più infinito mi viene più infinito. Il polinomio vince sul logaritmo perché se faccio polinomio sul logaritmo mi viene ancora più infinito, quindi vince il polinomio. Naturalmente se faccio esponenziale sul logaritmo c'è anche storia. Ok, allora, prima vi dicevo, attenzione da utilizzare questo con cognizione di causa. Con cognizione di causa vuol dire che mi è successo, sono successe cose che voi umani non pensate, tra i quali questa. Allora, uno fa questa cosa e dice, perfetto, l'esponenziale va a più infinito più rapidamente di qualsiasi polinomio e quindi più infinito. No, vedete che è una stupidaggine, qua proprio il contrario, bisogna stare attenti. Quando abbiamo a che fare con E alla X è un conto, ma quanto fa questo limite? Quanto fa uno? Guardate, uno, mi ricordo più il nome, l'hai capito? No, sì. Augusta. Allora, dai, 1 su x, per x che va più infinito, 0, e la 0 fa 1, 1 quando è infinito, 0, un numero è infinito, 0. Ok, quindi, quando prima vi dicevo, con cognizione di causa significa, attenti, deve essere alla x, ok? È alla 3 come prima, è alla 3x più 1,
ma non cominciate ad applicarlo con robe strane, perché non so più come funzionano. Mi raccomando, attenzione, dimmi tutto. Uno fatto X, sì. Quindi il limite gli fa 0 ed è esattamente in linea con quello che abbiamo detto prima, perché quello che abbiamo detto prima è che sono A e quello che abbiamo detto prima è che la funzione esponenziale è più veloce di qualsiasi polinomio e è più veloce di qualsiasi logaritmo, ma pensando a esponenziale di x, polinomio di x, logaritmo di x. Ok? Ragazzi, ci siete? Ok, allora, chiudiamo l'esercizio di prima. Chiudiamoci l'esercizio di prima e intanto facciamoci il grafico. Meno un terzo. Ci siete? Qui non c'è. Poi abbiamo detto che è positiva qui e grazie ai limiti veniva 0, meno infinito, più infinito, più infinito. Ritorno ragazzi, ho fatto il grafico mettendo assieme tutte le informazioni che abbiamo avuto fino adesso. Il dominio, ho buttato via l'asse verticale x uguale a un terzo, poi la funzione è positiva per x maggiore di meno un terzo, negativa per x minore di meno un terzo, e poi ho messo i limiti 0, meno infinito, più infinito, più infinito. Allora, se proviamo ad unire i puntini, ok? E qui si capisce subito che un punto importante di questa funzione, una cosa importante sarà capire dove si trova il punto di minimo di questa funzione. Perché questo è una cosa rilevante. Chi ci dà questa informazione? Naturalmente è derivata prima. Adesso deriviamo la funzione e vediamo cosa succede. F di x uguale a era 3x più 2 fratto 3x più 1, derivata di era 3x più 2 fratto 3x più 1. Andiamo, derivata di una frazione, quindi 3x più 1 quadro e ho derivata del derivata del numeratore per il denominatore non derivato. La derivata del numeratore ce l'ha fatto prima Anne, fa e alla 3x più 2 per 3, per il denominatore non derivato 3x più 1 meno numeratore e alla 3x più 2 per la derivata del denominatore che fa 3. Ok, adesso mi permettete di raccogliere tutta questa schifezza qua. 3 che moltiplica è la 3x più 2 che moltiplica 3x più 1 meno 1 fratto 3x più 1 alla seconda. E qui mi permetto di darvi un suggerimento. Quando nell'esame dovete fare queste cose qui, quindi studiare il segno della derivata e avete una funzione fratta, mi raccomando, non cambiate mai il denominatore. Vedete? 3x più 1 alla seconda. Perché? Perché è già positivo. E quindi quello lì, chi se ne frega, faccia quello che vuole, quello lì non mi cambierà il segno della mia frazione. Posso tranquillamente dimenticarmi del denominatore e studiare il numeratore maggiore o uguale a 0. E questo vale sempre quando avete una funzione fratta. Ma qui siamo maggiormente fortunati, perché
Perché anche il primo fattore, 3 che moltiplica e la x più 2, è positivo. Vedete che vi ho rotto le palle un sacco con qual è l'immagine della funzione esponenziale, qual è 0 più infinito, che sapete che è positiva. Adesso ci servono queste cose qui. Perché questo, ce lo possiamo di nuovo dimenticare, perché è una funzione positiva. Quindi questo è positivo, non dobbiamo fare nessun conto. Il più 1 va via col meno 1, e quella di quando è positiva? Quando x maggiore di 0, ok? X maggiore o uguale a 0. Vi torna? Ragazzi, torna? Vi torna a posto? Quindi, scriviamo su Moodle, quando? Quali sono gli intervalli in cui la funzione è positiva? Scusate, quali sono gli intervalli del dominio in cui questa funzione è con la virgola? Vi torna? Quindi saliamo e guardate cosa faccio. Qui sotto mi metto la funzione f'. Non c'è per x uguale a meno un terzo, perché dove non c'è la funzione non può esserci neanche la sua derivata. E adesso qui mi metto il segno della derivata prima. E quindi nello 0 lei è 0, poi è positiva, mentre sotto è negativa. Questo cosa significa per la funzione? Allora, mi ricordo che la derivata non è altro che il limite del rapporto incrementale, e cioè il coefficiente angolare della retta tangente. Quando il coefficiente angolare della retta tangente è negativo, la funzione è decrescente, e quindi qui è decrescente e qui invece è crescente. Ma allora, qui va giù, qui va giù, qui va allo 0, e da qui va su. Quindi adesso correggo la scrittura che ho fatto prima. Questa in realtà non c'è, ed è questa quella che in realtà volevo disegnare. Ci siete? Chiaro per tutti? Questo si chiama punto di minimo locale, se volete stretto. E adesso qui c'è una piccola traduzione da fare, perché per me i punti di massimo e minimo saranno locale e globale. E voi invece voi le superiori dovete chiamare relativo e assoluto, stessa cosa, ok? Domani ad un orario finalmente decente andremo a vedere come si fanno a caratterizzare questi punti di massimo e minimo. Utilizzeremo un po' e vedremo un'altra cosa importante, che sono le condizioni necessarie e sufficienti per avere un punto di massimo e un punto di minimo all'interno di una funzione reale di variabile reale. Questo che abbiamo già sarà estremamente importante, perché quello che qui adesso viene facile per voi siete di z, quindi voi non fate l'ultima parte del corso con me, ok? Lo fate la processa Magris, quindi ottimizzazione di indice calcolato per fare la processa Magris. Una cosa che è fondamentale quando si fanno funzioni a più variabili è la seguente cosa, e cioè aver ben chiaro quali sono le condizioni necessarie e sufficienti per i punti di minimo e massimo per la funzione di una variabile, perché diventano più difficili dopo, ok? E cioè, se voi capite bene quello che spiego a questo punto, quello che spiegherò domani, ok? Vi verrà estremamente facile vedere la stessa cosa delle funzioni più variabili. Domani, unite lezione, che è una cosa importante. Io direi che vi regalo un quarto d'ora. Gracias.
stanchi e abbiamo fatto tanto.